Vogliamo partire dall'attuazione della Costituzione e dal ripristino di tutti quanti quei diritti alla salute, a un'istruzione pubblica di alta qualità, a vivere in un paese giusto dove non bisogna aspettare 10 anni per avere giustizia davanti ai tribunali. Vogliamo un paese dove l'ambiente diventi una risorsa e non costantemente mortificato, come accade ad esempio anche qui in Calabria. Ecco, su questi temi siamo tutti quanti d'accordo. Le nostre assemblee dimostrano proprio questo e noi andiamo avanti forti del fatto che i cittadini, soprattutto quel 50% di elettori che non vota più, vuole sentir parlare di temi e non di alchimie, tatticismi o leaderismi. C'è però un problema pratico, ci sono le elezioni ormai dietro l'angolo, il rischio è quello di rimanere fuori dalle istituzioni. Io credo che se si parte dai programmi l'unità è veramente a portata di mano. Un programma di radicale cambiamento rispetto alle politiche non solo dell'ultimo governo ma degli ultimi 20 anni è un programma che convince tanti e infatti sono moltissimi cittadini senza tessera che partecipano alle nostre assemblee e che non aspettano altro che una forza di questo tipo trovi unità, compattezza e anche coerenza poi nelle candidate e nei candidati che dovranno rappresentare questo progetto politico per poterla votare. Noi lavoriamo per questo e pensiamo che sia la volta buona. Dal 18 giugno stiamo girando l'Italia, i media non sempre ci danno attenzione perché un progetto di questo tipo inizia a far paura proprio perché funziona ed è molto partecipato. In realtà poi le piazze sono diventate molte più di 100 e chiuderemo il nostro percorso il 18 novembre a Roma con una grande assemblea programmatica a cui tutti sono invitati a partecipare. Discuteremo di lavoro, di politiche sociali, di riconversione energetica, etica, di tantissimi temi che sono state le priorità scelte dal popolo del Brancaccio, da chi ha partecipato a quell'assemblea del 18. È stata l'unica esperienza di partecipazione democratica di questa stagione politica e noi speriamo possa diventare in futuro un progetto unitario che unisca non soltanto la sinistra esistente ma possa veramente costruire quella sinistra che non c'è ancora e che dia primario riconoscimento a quelle tante associazioni, a quei tanti movimenti, a quei tanti cittadini senza tessera che non si sentono rappresentati e che sono la maggioranza invisibile di questo paese.